Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e di trasferirmi su una barca a vela. Ho navigato per 500 miglia dalla Spezia fino in Sicilia e ora sto esplorando il paradiso di quest'isola mentre lavoro da remoto. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. Buongiorno amici, nel video di oggi vi parlo del mio lavoro da remoto in barca, vi dico nello specifico in che cosa consiste il mio lavoro, come ho raggiunto questo stile di vita e vi mostro le peculiarità del lavorare in barca. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete intenzione di costruirvi un ambiente lavorativo alternativo da remoto e di che tipo. Una domanda che mi fate spesso e alla quale voglio rispondere subito riguarda la natura del mio lavoro. Se mi seguite da prima che mi trasferissi in barca, sapete che ho un lavoro a tempo pieno a Copenaghen da circa 4 anni. Faccio la giurista, quindi lavoro in ambito legale e nello specifico mi occupo di redigere e revisionare contratti internazionali e di risolvere questioni di diritto civile, amministrativo, societario. Oltre alle transazioni in Italia, mi occupo anche di transazioni all'estero, principalmente al momento nei paesi baltici e in Brasile. Lavoro per lo più in inglese e italiano, anche se ultimamente sto cercando di imparare un po' di portoghese brasiliano da utilizzare con i colleghi e anche proprio sul lavoro. Per più di 3 anni ho vissuto a Copenaghen, ho svolto il mio lavoro andando in ufficio quasi ogni giorno, a parte ovviamente i periodi di lockdown, ed impegnandomi al massimo nel lavoro. Sebbene andare in ufficio per certi versi mi piace la vita sociale che ne scaturisce, negli anni trascorsi a Copenaghen ho iniziato a desiderare più libertà di movimento e più indipendenza nella gestione del mio tempo. Durante il lockdown mi sono resa conto di 2 cose. La prima è che con le tecniche giuste potevo essere molto più produttiva, organizzata ed efficiente lavorando da casa rispetto che andando in ufficio, e quindi che potevo portare a termine più lavoro di qualità più alta in meno tempo. La seconda è che grazie alle tecnologie disponibili potevo svolgere il mio lavoro da qualunque posto. Così ho deciso di parlarne con il mio capo e di chiedere il permesso di poter lavorare da remoto per lunghi periodi. Il permesso di lavorare da remoto mi è stato accordato perché negli anni di lavoro in ufficio e anche durante il lockdown ho sempre dimostrato di saper gestire il mio lavoro responsabilmente, di impegnarmi a portare a termine tutti i compiti a me assegnati entro le scadenze ed in maniera efficace. L'affidabilità e la responsabilità sono davvero elementi ai quali chi come me vuole lavorare da remoto deve dare la massima importanza. Quindi dopo anni di lavoro intenso nei quali mi sono guadagnata la fiducia del mio datore di lavoro, sono riuscita a trasformare il mio lavoro in presenza in un lavoro da remoto, quindi non ho dovuto cambiare lavoro per cambiare stile di vita. Ogni giorno verso le 9 mi connetto al mio computer e inizio a lavorare in barca, proprio come farei da casa oppure dall'ufficio. Nel caso ve lo stiate chiedendo, nelle giornate di lavoro, quindi almeno dal lunedì al venerdì durante l'orario lavorativo, la barca rimane ferma nel porto in cui è ormeggiata tutto l'anno, attualmente nella Sicilia orientale, quindi non naviga. Molte persone mi chiedono: ah, ma vivi in barca quindi navighi sempre? No, la risposta è assolutamente no. Quando lavoro, la barca deve stare ferma in porto perché mi devo concentrare al massimo su quello che sto facendo per il mio datore di lavoro, cosa che non è conciliabile con il fatto di navigare. Se avete visto alcuni dei miei video di navigazione, sapete di che cosa parlo. Immaginate fare una riunione o redigere un contratto di volina, non sarebbe possibile. Chi ad esempio vive o lavora su un van, di sicuro non guida mentre sta lavorando, almeno spero che non lo faccia. È la stessa cosa per me. Per quanto riguarda la mia postazione di lavoro in barca, essa varia da giornata a giornata e anche più volte in una stessa giornata in base al tempo e a quello che devo fare. Se ad esempio il tempo è bello, lavoro fuori in pozzetto, seduta al tavolo. Se devo fare attività per cui mi basta il computer, lavoro anche a prua o sulla tuga. Se invece il tempo è brutto, c'è troppo sole o vento e ogni volta che ho delle riunioni, lavoro sotto coperta, al tavolo da carteggio oppure in cabina. I miei genitori per Natale mi hanno regalato questi sedili reclinabili che sono utilissimi per trasformare qualunque luogo in una postazione di lavoro. 2 cose essenziali per svolgere il mio lavoro da remoto sono l'energia elettrica e il wifi. L'energia elettrica è essenziale per caricare il computer, il tablet, il telefono, far funzionare il wifi, oltre che per usare la piastra a induzione per cucinare, il phone e tutti gli altri comfort della vita quotidiana. La barca ha un circuito a 12 volt che però non è sufficiente per tutte queste cose. In porto la barca è di solito attaccata con un cavo alla colonnina, tramite la quale riceve la 220, cioè la stessa tensione elettrica che c'è nelle prese di casa. Se tutto funziona, quindi posso caricare il PC e collegare il wifi alle prese della barca, proprio come farei a casa. Tuttavia, questo sistema è molto più delicato di quello di casa e non è così raro rimanere senza elettricità. A me è successo diverse volte in diversi porti. Una volta in Liguria degli operai stavano facendo dei lavori ai cavi vicino al molo e hanno fatto
saltare l'elettricità in tutto il pontile, quindi per più di una settimana siamo rimasti senza elettricità. A volte è il sistema della barca a saltare se ci sono troppe utenze attaccate che consumano troppa elettricità. Mi è successo tantissime volte. Un paio di mesi fa mi si è rotto il cavo che collega la barca alla colonnina e quindi di nuovo sono rimasta senza elettricità fino a quando non ho poi smontato la spina, me ne sono procurata un'altra e ho rimontato tutto il cavo. Tutti questi imprevisti mettono a repentaglio il mio lavoro da remoto, perché senza PC non posso lavorare, quindi rischio di non consegnare quello che devo consegnare, magari i contratti, entro la scadenza predeterminata. E se ho un'emergenza elettrica alla quale mi devo dedicare, ovviamente non posso lavorare se si tratta di un'emergenza. Tutto ciò comporta che potrei venir meno al mio accordo col mio datore di lavoro, non essere considerata affidabile, quindi perdere il permesso di lavorare da remoto. Quindi la sicurezza di avere elettricità a sufficienza è veramente una cosa imprescindibile nel mio stile di vita. Ed è per aiutarmi a minimizzare il rischio di rimanere senza elettricità e perdere il mio lavoro da remoto che EcoFlow mi ha mandato due regali utilissimi, il Delta Mini e un pannello solare da 110 watt. Vi faccio vedere velocemente che cosa sono e come funzionano, perché credo che vi possano interessare se anche voi desiderate avere uno stile di vita alternativo un po' avventuroso, magari in barca, in van o nella natura, e desiderate vivere in maniera autonoma e sostenibile. Il Delta Mini è una centrale elettrica super compatta e portatile, pesa solo 10 kg, con una capacità di 882 watt orari. La batteria agli ioni di litio del Delta Mini viene ricaricata grazie al pannello solare portatile, super facile da sistemare e collegare, e anche da monitorare grazie allo schermo sul Delta Mini e all'app sul telefono. E grazie al Delta Mini posso ricaricare tutti i miei dispositivi elettronici grazie alle uscite USB, USB a carica rapida e USB-C, e posso alimentare il mio computer grazie all'uscita 220. Ciò significa che indipendentemente dal circuito elettrico della barca e dalla connessione alla rete del porto, io posso generare energia elettrica direttamente dal sole sulla mia barca a emissioni zero e posso vivere una vita più sostenibile. Esistono altri generatori di elettricità che funzionano a benzina, ma proprio per questo non sono ecosostenibili, perché hanno emissioni alte e poi vi assicuro che fanno un rumore tremendo. Io non sarei in grado di fare riunioni e lavorare con un generatore di questo tipo. Questo qui invece è silenziosissimo, non fa proprio assolutamente nessun rumore. Altro vantaggio del Delta Mini è che può essere caricato con un cavo attaccato alla presa della corrente e in questo caso funziona come una normale batteria. Io adesso lo utilizzo prevalentemente come centrale elettrica di emergenza per assicurarmi di poter lavorare da remoto e come presa della corrente all'esterno, dove non ho prese della 220. Ovviamente per lavorare, ma anche per cucinare con la piastra a induzione, per asciugarmi i capelli e per utilizzare qualunque cosa che funzioni a 220. Ma non vedo l'ora di partire per il prossimo viaggio in barca e di provarlo in rada, cioè fuori dal porto, in mezzo alla natura, dove potrò essere autonoma e generare la mia energia in maniera efficiente e soprattutto sostenibile, senza emissioni nell'ambiente, quindi cercando di rispettare quella natura che mi accoglie sempre a braccia aperte. E poi ovviamente oltre alla barca utilizzerò il Delta Mini anche in weekend in tenda e magari se vado a fare qualche weekend in van. Credo che abbia veramente usi molteplici, quindi grazie EcoFlow per questo regalo per la mia vita nautica e vi lascio il link in descrizione nel caso in cui voleste dare un'occhiata. Oltre all'elettricità, un altro elemento essenziale per lavorare da remoto, almeno nel mio caso, è una connessione internet abbastanza buona, abbastanza veloce, che mi permetta di fare riunioni video online tutti i giorni, non solo a me ma anche al mio fidanzato, quindi a due persone che devono fare riunioni online. Dopo aver fatto moltissima ricerca per trovare l'operatore con la copertura migliore in questa zona, ho scelto Win3 e ho acquistato una sim con 5G giga illimitati, quindi internet veloce e pago circa 30 euro al mese. La sim è inserita in questa scatoletta che diffonde il wifi a tutta la barca. Funziona sia con la 220 sia con la 12 volt e ha una batteria interna che dura penso una giornata intera. Non uso quindi l'hotspot del telefono al computer perché sarebbe troppo lento, non mi garantirebbe una velocità sufficiente. Utilizzo questa sim che è dedicata esclusivamente a generare wifi per la barca. Comunque l'hotspot rimane come soluzione di emergenza nel caso in cui dovesse rompersi per qualche
motivo la sim o comunque non dovesse esserci campo. Mi trovo benissimo in questo modo e devo dire che con Delta Mini, pannello solare più wifi posso veramente lavorare in qualunque luogo. Come vi ho detto, quando lavoro da remoto per il mio lavoro, datore di lavoro in Danimarca, lavoro qui dal porto, però se devo fare qualcosa su YouTube posso anche farlo magari nei weekend oppure durante le vacanze mentre sono in viaggio. Ci sono quindi alcune differenze tra il lavoro da remoto a casa oppure il lavoro in ufficio e il lavoro in barca, però bastano alcune accortezze per lavorare facilmente dalla barca. Prima tra tutte il fatto di avere sempre un piano B, cioè avere sempre una soluzione alternativa nel caso in cui qualcosa non funzioni. Nel mio caso sono principalmente elettricità e internet, perché sono le due cose dalle quali il mio lavoro dipende maggiormente. Per il resto è quasi tutto come a casa. Oltre alle cose materiali, trovo però che per lavorare in maniera efficace da remoto siano necessarie delle abilità mentali un pochino più sviluppate, tra cui la concentrazione, la disciplina, la motivazione e l'organizzazione. Di queste abilità e delle tecniche per acquisirle e migliorarle vi ho parlato in altri video, ai quali vi lascio il link in descrizione. In generale, lavorare ad esempio da una barca a vela, in base alla mia esperienza, richiede più capacità di concentrazione e di entrare nello stato di flow, perché ci sono potenzialmente più distrazioni. Già solo il rumore del vento e il rollio. Poi c'è la manutenzione da fare, gestire la barca è molto impegnativo, io lo trovo più impegnativo che gestire una casa, perché ci sono molte più cose che si possono rompere e bisogna anche imparare ad aggiustare tutte queste cose. Io non sono nata imparata. Quindi bisogna sapersi concentrare e poi c'è anche il fatto che potrebbe mancare un po' la motivazione a lavorare a volte, perché il porto è un luogo in cui la maggior parte delle persone viene per stare in vacanza, per godersi la giornata e non per lavorare. Quindi io lavoro in un ambiente diverso rispetto a quello dell'ufficio, in cui tutte le persone che mi circondano sono lì esclusivamente per lavorare, quindi può essere un po' più difficile trovare la motivazione. Io diciamo che non ho mai avuto problemi di questo tipo, perché ho anche studiato molto da sola, ho studiato molto in viaggio, quindi ho un po' trasferito quelle tecniche che utilizzavo per motivarmi nello studio nella motivazione per il lavoro. Io personalmente cerco di stare molto attenta al mio approccio al lavoro ogni giorno. Cerco di garantire la qualità del mio lavoro ad un livello ancora superiore rispetto a quando lo svolgevo in ufficio, proprio per dare prova che è possibile lavorare in maniera professionale anche da una barca a vela. Lo si può fare da qualunque posto. Riesco a essere più produttiva e organizzata rispetto a quando lavoravo in ufficio. Chiaramente cerco anche di assicurarmi di mettere una bella barriera tra vita lavorativa e vita privata, cosa che secondo me è molto importante quando l'ufficio è anche il luogo in cui viviamo, come nel mio caso l'ufficio è la barca. La mia strategia è quella di stare davanti al PC e lavorare dalle 9 fino verso le 5, come farei in ufficio, con la pausa pranzo a mezzogiorno, contemporaneamente alla pausa pranzo dei miei colleghi in Danimarca. E nelle giornate in cui la mia concentrazione è alle stelle, riesco anche a finire prima e godermi la barca e la Sicilia. Quando smetto di lavorare, cerco di staccare in modo netto, di solito andando a camminare sul lungomare oppure andando a vedere qualcosa nei dintorni. E poi nei weekend esco in barca oppure vado ad esplorare le bellezze della Sicilia. Questo stile di vita un po' su misura mi consente di mettere insieme carriera, passioni personali e ideali di vita. Non tutti desiderano lavorare da remoto ed è giusto così. Personalmente io sono molto molto felice della mia scelta, felice di questo stile di vita, con le difficoltà e con le cose belle. E con questi video spero di riuscire ad aiutare, ispirare e comunque in qualche modo dare una mano, dare dei consigli a chi di voi vuole fare una scelta simile, che si tratti di barca, van o montagna, e vuole esplorare di più le possibilità che ci sono di lavorare da remoto e vuole avere uno stile di vita alternativo. Fatemi sapere nei commenti se avete domande, curiosità oppure richieste per i prossimi video e fatemi sapere anche che cosa ne pensate del lavoro da remoto, se siete favorevoli, siete contrari, se siete neutrali, se desiderate farlo voi stessi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.